Siamo di nuovo in zona arancione. Io oggi sto andando in un birrificio. Il birrificio è l'Uvertin, si trova a Terzo, in Piemonte, vicino a dove abito. Lavoro con loro da un po' di tempo, da ottobre dello scorso anno. E per loro praticamente mi occupo della creazione dei contenuti, gestione della comunicazione, eccetera. Ed è molto figo quello che faccio con loro, perché non mi sento di ricoprire, non mi sento soltanto di ricoprire un ruolo legato appunto al marketing, alla comunicazione, ma tanto è un lavoro che richiede comunque un po' di creatività, insomma, ci dobbiamo inventare delle cose. E poi la cosa veramente figa è che mi sento proprio parte della famiglia Louvertin. Quindi oggi vi porto con me in birrificio, vi faccio conoscere i ragazzi, vi faccio vedere un po' quello che combineremo in questo pomeriggio. Fondamentalmente oggi dobbiamo scattare un po' di foto e probabilmente girare qualche video per i Reels di Instagram, creare qualche contenuto, insomma, per il prossimo periodo. Sta arrivando una novità in casa Louvertin e dobbiamo quindi anche chiacchierare di quello, prepararci, insomma, in merito. Oltre a questo, c'è un compleanno imminente, nel senso che Louvertin ha aperto e ha fatto la prima cotta un anno fa. Quindi sì, esattamente contemporaneamente con il primo lockdown. Non proprio una fortuna, chiaramente, però insomma i ragazzi sono bravi, ci tengono un sacco e infatti il loro è un ottimo lavoro. E oggi noi dobbiamo festeggiare il primo compleanno. Allora, sono arrivato in birrificio e oggi dobbiamo scattare, come vi ho già detto, delle foto di compleanno. Io ho la candelina di compleanno, tra l'altro. Lui è la persona che meno vorrebbe apparire all'interno dei vlog, ma ormai è troppo tardi. Lui, e lui lo sfondo. E ci mettiamo distanti perché sia bello sfocato. Beers. Allora, adesso per il festeggiamento del compleanno dovremmo accendere le stelline, che sono queste robe qua. Che tra l'altro non so neanche da che parte vadano accese. È indifferente, vero? Sì. Ok. Totalmente. Una volta non avevano il... Non lo so. Sotto. No, e sono uguali sia sopra che sotto. No, queste le accendi dove vuoi. Ma quindi ti bruci le mani... Sì. Dai che mi scende la schiuma! Edoardo e... il braccino corto. Allora, primo fail della giornata, queste stelle fanno cagare, non si accendono, non sappiamo perché, funzionano come delle candele. Non compratele. Quindi usiamo delle candele vere. Ha rotto il cazzo, comunque. Questa è stata la soluzione finale. Ok, seconda foto. Dobbiamo staccare un'etichetta, ma non si può dire perché, giusto? No. No, non si può dire. Non si può dire perché. Abbiamo finito. Ciao. Ciao. Perché lui non saluta? Ciao. Piccolo momento di advertising. Un mio ex professore delle superiori, che mi insegnava filosofia e di cui ho un ricordo fantastico, ha appena pubblicato il suo primo libro, che si chiama La polvere di carta. Lo trovate su Amazon, è di Andrea Martinetti. Vi lascio il link nella descrizione di questo vlog. E niente, a me è arrivato ieri, adesso lo leggerò e magari ve ne parlo nelle storie di Instagram. Allora, perché vi ho portati con me da Louvertin? Nello scorso mese, gli scorsi 4 vlog, sono stati 4 set che abbiamo realizzato insieme a Melissa come Double Trouble, e ne usciranno altri chiaramente perché noi stiamo continuando a lavorare. In questo momento in particolare ci stiamo occupando di un lavoro un po' più importante, per cui stiamo aspettando anche a farvi uscire il vlog, perché vorremmo prima farvi vedere il risultato e poi dopo farvi vedere come l'abbiamo realizzato. Ho voluto portarvi con me da Louvertin perché fa parte anche il birrificio della mia vita lavorativa e non, perché io ho conosciuto questi ragazzi subito dopo il lockdown praticamente, quindi la scorsa estate ho iniziato a lavorare con loro a ottobre,
come vi ho già detto, e mi piace l'idea che possa, ecco, mettervi a contatto, insomma, con questo tipo di realtà. Loro chiaramente, loro si trovano qua in Piemonte, ma spediscono in tutta Italia. Io sono un amante della birra artigianale in particolar modo, e quindi ovviamente forse sono un po' di parte, ma devo dire che mi piacciono veramente tanto le loro. Ne ho alcune che sono chiaramente le mie preferite, ma quello dipende soprattutto dai gusti. Loro sono in continua ricerca, fanno delle modifiche alle singole birre, provano cose nuove, stanno arrivando delle novità. Per questo io vi invito a seguirli su Instagram e su Facebook, per insomma restare aggiornati su quello che stanno combinando. Se vi piace la birra e volete assaggiarle, scrivetegli. Magari vi metto anche la mail a cui scrivergli qua sotto, per cui poter fare un ordine o anche soltanto chiedere informazioni. Dall'altra parte credo che sia interessante vedere, oltre a ciò che è il lato più di regia e di produzione video, far vedere anche un po' come lavoro nel campo, diciamo, della comunicazione. Ecco, un'altra cosa che faccio. In realtà fino a un po' di tempo fa pensavo che questo sarebbe stato il mio vero lavoro. Non avevo ancora idea che ciò che avrei voluto sviluppare veramente fosse appunto la regia. Niente, quindi sono contento di avervi portato con me in questa piccola uscita fuori porta. Magari ci rivedremo ancora con Louvertin e da Louvertin. Loro sicuramente li vedrete ancora, li avete già visti forse in un video su Double Trouble. Andate sul canale di Double Trouble e trovate il video in cui appare la birra di Louvertin. Questa è la sfida per questo vlog. Noi ci vediamo ovviamente la settimana prossima. Tante care cose, buon Sanremo. Ciao.